Ok, direi che l'audio c'è, il video c'è. In sala, non siamo ancora tutti addormentati. Benissimo. Allora, ultima lezione. Diciamo oggi cerchiamo di chiudere le file di quanto detto precedentemente. E in particolare guardiamo diciamo, almeno le parti essenziali di quello che è la libreria Pandas. Faccio un paio di esempi su quello che è il mondo di SciPy e mai più una carrellata veloce di quello che contiene la libreria e poi vediamo Scikit Learn. Poi vi spiegherò. Nel mezzo ho cercato di fare qualche esempio riguardando un po' la data analysis e soprattutto alla fine con Scikit Learn, diciamo un algoritmo di predittivo, quindi la possibilità di da dei dati di predire l'esito su dei dati di cui non ho il valore che mi serve. Sono esempi abbastanza stock, quindi niente di esoterico, però giusto proprio per vedere cosa queste librerie forniscono senza dover, diciamo, inventarsi tutta l'infrastruttura intorno. Okay. Comunque, partiamo da Pandas. Allora, devo fare faccio così, piace. Piace così. Allora, per l'appunto, libreria Pandas. E il nome viene da il DAE tipo panel data, una cosa del genere. Comunque è una libreria pensata per gestire, magari, esatto, per gestire l'analisi e la manipolazione di dati. In particolare dati in formato, diciamo, tabulare, però con una differenza rispetto a NumPy. Allora, ovvero, NumPy, come abbiamo visto nella prima lezione, sono dati omogenei, quindi sono grosse tabelle o strutture dati multidimensionali di dati tutti uguali, quindi tutti float, tutti int, e serve per appunto gestire, diciamo, dati dello stesso tipo, ma strutturati all'interno di una tabella o di una ipertabella, diciamo. Mentre Pandas gestisce tabelle di dati eterogenei. Più precisamente, i dati sono eterogenei per colonne. Scusa, sono omogenei per colonne, ma non per riga. È molto simile, per chi conosce un po' il mondo SQL, alle tabelle di SQL. Quindi fondamentalmente ogni riga è un record, indicizzato con un indice, e ogni colonna ha un tipo di dato. Poi si possono fare delle porcherie, esistono dei formati un po' più ibridi, però diciamo il formato standard con cui si usa Pandas è un SQL per chi non conosce SQL, detta come va detta. Andiamo. Allora, come le altre volte, la libreria si importa, si installa la libreria con pip, con conto, con quello che vuole. L'import di solito che si fa di solito è import pandas as PD, esattamente come in NumPy si faceva con NP, è un abbreviativo anche perché viene usato molto spesso. Molti importano direttamente la classe DataFrame e Series, dopo farò degli esempi in questo modo, perché poi in realtà con pandas si tende a utilizzare due o tre classi e funzioni, non di più. Però diciamo, se uno vuole accedere alla libreria in senso lato, questo è di solito l'approccio giusto. La carichiamo. Allora, mi crea una struttura di dati, in questo caso uso una randint di NumPy, quindi in questo caso è una tabella di 6 righe e 4 colonne, numeri interi random da 0 a 10, 10 non compreso, una tabellina così. E, come detto prima, questa è una tabella di dati tutti dello stesso tipo, fondamentalmente, due-dimensionale, tutto. Ora, se io utilizzo la struttura DataFrame di Pandas, quello che ottengo già esteticamente è gli stessi dati di prima, però in una struttura un po' più bellina. Il bellino è dovuto al fatto che Jupyter viene usato pesantemente, cioè, scusa, Pandas viene usato pesantemente all'interno di Jupyter, e quindi giusta, e queste slide sono basate su Jupyter, quindi Jupyter ha una sua rappresentazione dei dati di Pandas. E il tema che ho scelto diciamo, non rende benissimo l'effetto. Però dentro vedete che avete anche la selezione delle righe, fa un po' tutto.
Chiaramente se voi stampate questa roba qua in una shell di Python normale o in IPython, vi stamperà la tabella con una rappresentazione a riga. Magari se qua faccio quella print dovrebbe dare comunque una rappresentazione sensata, diciamo. L'unico problema è che, esatto, comunque anche se la sta fatta direttamente una print dell'oggetto, lui cercherà, vi darà una rappresentazione che ha un suo senso logico. E adesso qua i dati sono pochi, quindi fa vedere tutta la tabella, ma se sono migliaio di righe, non stampa un migliaio di righe, fa come in un paio, ovvero metterà i puntini e vi farà una rappresentazione più sintetica. Andiamo via sta cosa. Non trovo i bottoni rapidi. Esci da qua, grazie. E questo è quello che dicevo prima, fondamentalmente. Pandas permette di incapsulare fondamentalmente delle informazioni, dei dati, in una struttura che è efficiente, è comoda da utilizzare, ha un sacco di funzionalità e di cose, a volte anche troppe, e tendenzialmente è efficiente, quindi non come in un PI negli usi specifici, perché chiaramente in un PI nasce per fare un certo tipo di operazioni, mentre Pandas è una libreria più generica, si usa per più cose. L'efficienza di Pandas, diciamo, è un po' legata a quanta roba gli buttate dentro. Perché giustamente Pandas non è SQL, non è una roba doc, non è un database particolare. Se gli mettete dentro più dati di quelli che stanno in RAM, a parte che lì vi dice ciao ciao con la manina, ma in generale funziona bene quando si ha un quantitativo di dati che, diciamo, questa è una stima che avevo trovato sulle slide di Alessandro, comunque dai 100 mega all'un giga, quindi finché siamo in un range del genere, riusciamo a fare bene i calcoli, non abbiamo dei rallentamenti, non si incrania nulla. Quando si comincia a raggiungere le dimensioni della RAM, diciamo, fa quello che può, anche perché già solo che vuoi fare una conversione da un tipo di data a un altro, di tutta una tabella, e se pesa un giga e tu hai 2 giga di RAM in memoria, lui deve fare una copia della tabella, abbiamo un problema. Poi in realtà con gli in-place, con alcuni barbatrucchi, si riesce a evitare di creare dei doppioni. Anzi, di solito questo è come con NumPy, è uno dei grossi problemi di Pandas. Che se non stai un po' attento, stai creando 180.000 copie dello stesso oggetto per fare tre operazioni delle balle che può fare in linea praticamente. Forse qualche esempio l'avevo anche messo di questa cosa qua. Di nuovo, di Pandas non vedremo tutto, ci vorrebbero 3 lezioni solo su Pandas. Cioè, veramente la documentazione ha una mole enorme, che poi l'hanno alleggerita. Adesso è più leggera, cioè, per fare le cose di base non devi girare 47 articoli di Stack Overflow, però. Allora, però, prima hai visto una bellissima tabellina, io posso mettergli anche però i nomi delle colonne, in modo che assomigli già di più a un oggetto più strutturato. Quindi, ad esempio, quando creo un data frame, se gli passo, oltre ai dati, le informazioni su come voglio chiamare le colonne, lui dà per scontato che l'ordine che vede qua sia lo stesso che vede all'interno dei dati, e lui giustamente mi crea la tabella con gli indici. L'indice è già stato generato automaticamente, eh? Cioè la tabella dalla prima colonna all'ultima. Questi sono gli indici che ha generato lui in base a come glieli ho passati. Posso passargli anche gli indici volendo, si può fare varie cose, anche se di solito si leggono i dati direttamente. E volendo, esatto, altro vantaggio di una struttura come Pandas è che avendo già tutti gli strumenti all'interno, io ho già gli strumenti di plotting per fare i grafici dentro all'oggetto. Quindi io mi creo il mio data frame, adesso qua l'ho fatto direttamente, ma posso buttargli una variabile e poi chiamarlo. Io ho già una funzione plot all'interno dell'oggetto. Finisce il giusto perché è un esempio un po' delle balle, ma fondamentalmente lui cosa ha fatto? Per ogni colonna mi ha creato un grafico che rappresenta i dati, in questo caso una plot, quindi una line plot, diciamo. Tra l'altro mi ha già messo anche le etichette e tutto quanto. Chiaro che diciamo che se si lancia un plot, uno scatter direttamente su un data frame di Pandas, lui ha degli default che in parte si possono sovrascrivere, in parte no. E sempre stare un pochino attenti. Però diciamo che se uno ha bisogno di fare un grafico veloce, ha dei dati che non hanno delle situazioni strane, qua ce l'hai direttamente. Poi dopo vedremo anche che si può accedere direttamente alle singole colonne. Quindi eventualmente può fare i plot selezionando già le colonne prima. È un po' uno strumento. Si fa un po' tutto quello che avevamo già visto, però già tutto pronto. Altro esempio, in questo caso si fa con l'HTML,
caso faccio un grafico a torta. Full screen ti dà fastidio, va bene. L'esempio di prima, però questa volta plot non è più una chiamata singola, ma fa un po' da libreria, diciamo, e posso chiamare una funzione tipo il grafico a torta. Questo qua non fa altro che chiamare poi matplotlib o seaborn sotto di nascosto. In questo caso gli devo dire quale colonna rappresentare perché altrimenti non sa come la py per lui deve essere su una sola colonna. Io cambio ad esempio la colonna, lui mi farà un altro grafico. E, volendo posso fare anche altri tipologie di grafici, adesso l'unico problema è che dopo c'è l'esempio con lo scatter, aspetta, inutile. Direi che subito dopo c'è l'esempio con la scatter, no? Per esempio posso fare anche una scatter in questo caso. Gli devo dare sia la x che la y. No, chiaramente devo dargli dei parametri che per lui abbiano un senso. La scatter vuole sapere e vuole dei dati in forma, diciamo, di coordinata, quindi x, y. Gli devo dire qual è la colonna delle x e qual è la colonna delle y. Esattamente, adesso mi rappresenta. L'esempio è fatto random, quindi giustamente non ha molto senso quello che vediamo. Dopo ce n'è uno, più avanti ce n'è uno che rende di più l'idea. Insomma, diciamo che Pandas è uno strumento chiave in mano per fare un po' tutto quello che vogliamo fare con i dati. Molto spesso si fa prima buttare tutti i nostri dati dentro un data frame di Pandas e usare le chiamate che ha lui che non mettersi lì, magari cercare la libreria di matplotlib che ti fa la roba o convertirli in un py per fare certe operazioni. Butti dentro e lui c'ha tutto già pronto. Compreso la pulizia dei dati, la ricerca dei, insomma, tante belle cose. Due tipi di struttura, le serie che rappresentano fondamentalmente una sequenza di dati omogenei, un po' come era un array di un py monodimensionale. Ok, quello che ho visto prima è il data frame, che invece ci ritorno dopo. In questo caso, come vedete qua, uso l'altra tipologia di import, ovvero importo direttamente la classe con cui ci sono i dati, gli si passano dentro dei dati, ad esempio come una lista di Python, un array di NumPy. Qua ci ho messo degli item, potrebbe essere una sequenza di string, può essere quello che volete. Pandas gestisce quasi tutto. Ok. E qua vediamo già che la rappresentazione è più semplice. Ha creato lui degli indici 0, 1, 2, 3, 4, 5 e poi questi sono i dati che gli ho passato. Un altro. Mentre lui me lo crea col dato in più. Di nuovo, anche qua io volendo potrei passargli indici io, eh. Completezza. 0, 1, 3, 5, 6. Quanti sono? 3, 6. Faccio così, non gli piace perché non era indices. Posso fare solo con i data frame. Benissimo. Qua potete osservare il fatto che io le series non le uso praticamente mai. E quello che ho detto assolutamente no, neanche così. Index. Index, boh. Esatto, ok. E questo perché per l'appunto è come struttura, cioè se tu fai una cosa del genere in un Python non la puoi fare. Cioè, l'indice di riga è l'indice della struttura, cioè, perché per l'appunto è una struttura in stile array alla C, quindi non puoi bucare la struttura dati. Mentre Pandas è più simile per l'appunto a una struttura tipo SQL, dove in realtà semplicemente hai un indice che è quello che ti fa accedere. È concettualmente più simile a una struttura di dizionari di Python. Di solito viene rappresentato più come una struttura, come una. È un dizionario di liste fondamentalmente. Il dizionario sarebbero le colonne e l'importante è che tutte le liste che ci sono rispetto ai vari alle varie chiavi devono avere la stessa lunghezza, fondamentalmente. Infatti vedremo che con l'accesso ai dati è molto più simile a una struttura di questo tipo che non a un array di NumPy. È più facile accedere per colonna che per riga nei data. Qua ecco, per l'appunto facevo l'esempio che volevo fare sopra, però in questo caso invece che passargli degli interi, gli passo direttamente delle lettere. Ora,
Vedo, io le series le uso relativamente poco, però sono molto comode, ad esempio, quando si lavora con dei dati temporali, o quando ho proprio una sequenza di dati, ma ho delle chiavi non standard. Quindi non mi interessa solo l'indice di riga, ma magari è una. Ho una sequenza magari temporale e la mia chiave è il timestamp, ad esempio. Le serie te lo rappresentano bene una cosa del genere, perché metti come chiave il timestamp e come valore la misurazione del sensore, ad esempio. A questo punto puoi accedere sia per indice di riga, perché poi vedremo che si può fare questa cosa qua, e sia con il timestamp fondamentalmente, senza avere una struttura doppia, perché altrimenti tu dovresti avere una struttura dove hai due colonne, timestamp e valore. Però a quel punto non puoi accedere per timestamp senza fare una ricerca. Insomma, così è molto simile a un dizionario nell'altro verso, diciamo. Poi ripeto, ci sono un miliardo di modi di usarlo questo tipo di. Per l'appunto, come dicevo prima, allora questo qua è l'oggetto di prima, lo stampiamo un attimo così, lo teniamo stampato in testa. Quindi. ABCDE come chiavi, 3, 4, 6, 1, 1 sono dei valori che ho misurato. Ok, se io adesso ad esempio volessi ad esempio accedere solo a una parte di questi dati, magari certe chiavi che decido io, possiamo utilizzare una notazione simile a quella che abbiamo un po' visto con NumPy. Quindi in questo caso gli passo proprio l'elenco delle chiavi. Fossero stati degli interi, ci avrei passato un array di interi. E per l'appunto lui mi seleziona solo le righe che voglio. Posso usare delle condizioni, tipo tutti quelli per cui il valore è maggiore di 3, infatti ho preso 4 e 6, se torno a vedere torniamo a vedere il bagaglio, gli unici valori maggiori di 3 sono per l'appunto B e C. Mi stampa B e C. Ora posso cercare tutti i valori per cui tutte le righe per cui il valore il valore del dato è esattamente uguale a 1. E lui mi trova di E, che erano le uniche due colonne con questa cosa qua. Se cerco, ad esempio, uguale a 10 che non c'era, lui giustamente mi dice che non ce n'è, mi darà una serie vuota. Un sacco di possibilità. Questo non riesco mai ad andare avanti, questi bagagli qua. E posso fare le operazioni come con NumPy, quindi posso ad esempio moltiplicare per 2, posso farne il quadrato, posso usare le operazioni di NumPy, sempre il solito struttura dati, faccio le operazioni tutte. Esatto, per l'appunto Pandas chiaramente è super integrato con NumPy e con le altre librerie scientifiche, quindi anche in questo caso io posso applicare direttamente un operatore di NumPy e lui dà un senso a questa operazione qua. Nel mio caso lo applica solo ai dati, non alle chiavi. Ok. Tante belle cose. Eccetera. Più o meno ve l'ho accennato anche prima, cioè io posso costruire un oggetto pandas da una marea di possibilità. E prima abbiamo visto con una lista, con un py array è identico, tanto per lui un array o una lista gli cambia poco concettualmente. Posso anche passargli un dizionario, ad esempio. In questo caso gli passo chiave valore e indovinate cosa creerà? Creerà una serie chiave valore, dove in questo caso la stringa mi definisce la chiave e il valore è il valore di valore. Chiaramente posso farlo, che su qua l'ho fatto con stringhe e valori per rendere un po' l'idea del dizionario, però io potrei fare anche un dizionario con numero intero, cioè si può fare varie cose. E sinceramente, a livello di dataset si vede di tutto sto mondo, gente che indicizza con robe terribili, ci sono dataset con delle chiavi e con delle configurazioni più disparate, i CSV esistono un miliardo di modi per indicare i dati all'interno, è un mondo complicato, perché i dati vengono alla fine da situazioni reali, quindi li tiri su in base a quello che è la tua situazione e le tue possibilità. Dataset vecchi, tra l'altro, spesso non c'erano nemmeno degli standard, quindi testa grossa. Quindi, giustamente, Pandas deve avere un sacco di possibilità. Tra l'altro, e qua la cosa intanto, qua sopra, per l'appunto,
La struttura dati è completa. Che succede però se mi mancano dei dati? Aspetta che prima faccio vedere l'array, magari. Se in questo caso lui rappresenta i dati, adesso qua chiaramente lui ha fatto una supposizione, ha visto solo dei numeri interi, ha detto, secondo me è un intero, ha fatto un int 64. In questo caso vede una sequenza di numeri interi e poi vede un non. Per lui non, dice che è non? Mi hai dato degli interi, poi mi dai non. E chi ha programmato questa libreria qua ha detto no, non a questo punto è un none, cioè ovvero un not a number, quindi che è un, diciamo, è un placeholder per dire e qua non ci sta il dato. E solo che il none in NumPy è presente solo all'interno dei float. Quindi none è considerato un float praticamente. E quindi giustamente lui dice, ok, ho due interi e un float, allora sono tutti float. Perché è l'unico tipo di dato che per lui ha senso che ci stiano dentro tutti. Se gli passo una stringa, un intero e non, secondo me gli dà fastidio. No, stringa, intero e non, secondo me trasforma tutto quanto in stringa. Probabilmente se gli passo tipo un timestamp, una stringa, una roba del genere, potrebbe non piacergli più di tanto. Ha un sacco di default. Peccato di non metterci dei dati troppo diversi che poi esplode. La cosa interessante è che abbiamo tutta una serie di strumenti proprio per cercare questo tipo di oggetti. Perché ho un metodo questo qua. E esattamente come in NumPy, io posso creare un array maschera, diciamo, in questo caso sono serie maschera. E la cosa interessante è che ho proprio dei metodi tipo isNull che va a cercare tutti gli oggetti che per l'appunto non hanno il bagaglio. Quindi, ad esempio, usando sempre la notazione di ricerca, io posso cercare tutti gli S che non sono nulli e visualizzarli, e logicamente fa vedere solamente quello col Mac. C'era anche un modo per negarlo, che all'epoca era una roba del genere, e infatti è questo. Volendo posso negare la condizione con la tilde, e giustamente qua mi sto facendo, trovami i dati di S per cui il valore di S non è null. Benissimo. E questo è comodo per fare, ad esempio, delle preanalisi dei dati. Quindi se ad esempio ho dei dati che non so se sono completi, io comincio a scandagliarsi, ho delle righe dove manca dei pezzi. La base della data analysis, fondamentalmente. Pulire dei dati scritti male. Tutto qua. Bene. Due serie non spreco altro tempo. I data frame invece che li abbiamo già visti all'inizio, fondamentalmente, esatto, rappresentano, come dicevo all'inizio, una tabella di le cui colonne sono composte da dati omogenei e indicizzati per riga, come SQL, fondamentalmente. O volendo, le possiamo vedere come una sequenza di serie di pandas. Quindi in realtà le serie di pandas che abbiamo visto prima. Se io aumento il numero di colonne dei dati, cioè, o se vedo tutte le colonne di un data frame come una serie come una serie di pandas, chiaramente devono essere tutti però indicizzati con questi indici. Perché chiaramente se un po' li indicizzo con degli interi, gli altri con delle stringhe, come le combino due serie, non ci riesco. Non entrerò nel mondo del combinare dati perché è un vespaio, ci sono un miliardo di possibilità. Però diciamo che, ad esempio, io posso prendere due serie in effetti e comporle in un data frame, se hanno gli stessi indici. E ad esempio, che so, se magari manca un indice in una delle due serie, ci metterà il none dove non c'è il valore corrispondente. Anche lì, filiera infinita di default e tanti saluti. Di nuovo, versione rapida se dovete usare solo il data frame, lo importiamo. A questo punto, ecco, qua possiamo già cominciare a lavorare con dei dati un pochino più complessi. In questo caso, sempre quegli esempi che mi vengono in mente alle 3 del mattino mentre faccio queste slide. Qua abbiamo una struttura che in realtà è un dizionario di Python e, come vi dicevo prima, a ogni chiave del dizionario corrisponde una lista di valori. E tutti omogenei, quindi o stringhe o interi o. In realtà qua volevo metterci un timestamp, ma poi alla fine mi. È rimasto così. Ci volevo fare tipo delle stringhe, qua un timestamp, qua dei valori interi. Questi sono diciamo dei tre supereroi della DC con relativo nome e alter ego, anno di pubblicazione della prima storia e il numero di film ad oggi, diciamo,
con il supereroe come protagonista. Se a questo punto io passo una struttura del genere dentro Pandas e magari me la facesse visualizzare, eccolo qua. Allora, come vedete, lui ha visto fondamentalmente tre elementi per ogni, ha visto tre elementi per ogni chiave, e quindi ha creato fondamentalmente tre righe del data frame. E ha ricomposto il tutto in maniera tale da riavere i dati, diciamo, ribaltati. La chiave diventa il nome di una colonna e ha distribuito i dati in maniera opportuna. Se qua, ad esempio, mancasse un dato, o esplode, o, secondo me, esplode. Perfetto, niente. Bravo, come mettesse un NaN, ma non ce l'ha messo. Perché anche lì, in base a come gli passi i dati, cambiano gli standard, cambia quello che riesce a gestire, quello che no, a volte ha dei default, a volte no. E sinceramente tutto non mi ricordo. E il periodo in cui usavo di più Pandas ero fisso dentro Stack Overflow a cercare come si fa questa cosa, come si fa quell'altra, perché la documentazione era veramente massiccia. Sì, bravissimo. Ok. Va bene, andiamo dopo che okay. Allora, piccola cosa interessante, come abbiamo visto all'inizio, io posso dare dei nomi alle colonne, in questo caso però i dati che gli sto passando hanno già le colonne. Quindi passargli il columns, in questo caso cosa fa? Andrà a selezionare le colonne che voglio che vada a leggere dal dizionario. Quindi, invece che rinominare quello che c'è, fa questa operazione. Penso che ci sia un modo tramite passando un dizionario al column per rinominarle, ma ripeto, ci si può complicare la vita quanto si vuole qua dentro. E quindi in questo caso sto selezionando la stessa cosa, direi che l'esempio dopo, no? E posso fare la stessa cosa anche con gli indici. Secondo me, se io qua gli passo come index 02, secondo me esplode, perfetto. Devo smettere di fare dei viaggi mentali. Funziona con le colonne e non con gli indici. Andrà così tutta sera, probabilmente. Ora, come accedo ai dati? Abbiamo visto prima con le serie che si riusciva ad accedere usando la chiave, ma in realtà vedremo che si può accedere anche usando proprio l'indice di riga secco. Nel caso dei data frame, io posso accedere direttamente a una colonna senza utilizzare le quadre, ma accedendoci come un attributo della classe. Quindi, nel caso di prima, una delle colonne era surname, e lui giustamente mi tira fuori, rappresentandolo come serie, perché giustamente rimanendo una sola colonna non ha più senso usare una data frame, ma uso direttamente una serie. Analogamente posso usare name, posso usare quello che voglio. In realtà io posso accedere anche con una notazione più classica. Quindi questi qua sono messi per convenienza. Occhio che questo tipo di accesso non funziona sempre. Se il nome di una colonna corrisponde a un nome standard di Python, a una funzione di Pandas o a qualcos'altro, lui ti dice picche. Quindi se ad esempio io non so a priori il nome della classe perché magari sono dentro un ciclo fuori, a ogni tornata ho una colonna diversa che voglio esaminare, è meglio accederci con le stringhe, quindi con questo tipo di notazioni qua. Perché per l'appunto, se ad esempio io provassi a dirgli voglio meno meno class, ad esempio, che è una. Io potrei dargli come nome di colonna meno meno class. Il problema è che qua non mi ritorna una colonna, mi ritorna una delle strutture, una delle, dei metodi interni della classe. C'è da starci un po' l'occhio su queste cose qua. Quindi se non siamo sicuri che il nome sia safe, è meglio utilizzare la notazione con diciamo, con quadre e stringhe. E qua già è diverso rispetto alle serie, perché con le serie accedevamo invece per riga, mentre qua invece stiamo accedendo per colonna. Chiaramente questo permette di. Ok. Contemporaneamente io posso utilizzare
sempre le quadre per accedere a roba del genere. Quindi io ad esempio posso che vorrei andare a cercare tutte le righe del data frame e il cui nome corrisponde a Clark. Possiamo usare notazioni sempre in stile NumPy, in questo caso però gli vado a dire, cioè vado praticamente a estrarre la colonna. Faccio la condizione dell'essere uguale a un valore, lui genererà la sua maschera di booleani fondamentalmente. Quando gli passo un oggetto di questo tipo qua dentro le quadre, lui lavora invece per righe. Il problema di tutta questa faccenda qua è che se ad esempio lui si accede alla df di 0, non funziona. Neanche se gli passo tipo 0, 1. Quindi come vedete c'è da stare un pochino all'occhio ad accedere ai dati in Pandas. Voglio tutta la colonna? Uso questa notazione. Voglio fare una ricerca sulle righe usando notazioni di questo tipo? Lo posso fare. Non posso accedere direttamente alle righe a secco con le quadre, perché se no, ad esempio, se io avessi delle stringhe sia come chiavi che come colonne, lui non sarebbe in grado di capire a cosa voglio accedere. Al che? Invece, per tutto quello che riguarda l'iniziazione, esistono queste due bellissime funzioni, lock e ilock, che in caso di dubbio su che cosa stia succedendo, vi consiglio di usare, seriamente. Allora, appunto, questo è sempre il discorso della colonna. Questo è l'esempio che vi ho fatto prima. Come faccio ad accedere alla prima riga? A meno che non faccio una ricerca o robe strane. La soluzione. E usare lock. Allora, adesso la devo spiegare un attimo. Diciamo che lock, quando io utilizzo lock, gli devo passare. Allora, aspetta che lo modifichiamo un attimo, che forse rende meglio. Se io faccio df.lock di 0, in questo caso lui seleziona la colonna. Se io voglio le righe, gli posso andare a dire una cosa di questo tipo, ad esempio, ovvero lock prende essenzialmente un indice, uno slice o una sequenza di indici per riga e per colonna. Se non lo specifico, lui cerca di andare per colonne, come ha fatto prima. Ma se gli faccio capire che quello 0 lì è riferito alle righe, facendo così, scusatemi. E lo era già, scusate. Questo oggetto qua che rappresenta come se. Allora, aspetta, facciamo ordine intanto. Questa è la tabella. Se io voglio accedere con lock all'indice 0, lui estrae per l'appunto l'indice 0. Volendo, io posso anche fare una cosa come ho fatto qua sopra, quindi invece che prendere 0 voglio ad esempio i primi due valori, si capisce un po' meglio con uno slice un pochino più chiaro, passando i punti 1 lui fa lo slice dei primi due valori. Attenzione che lock lavora per chiavi e per qualche disgraziato motivo chi l'ha costruito ha pensato bene di dire che comprende anche l'estremo, l'ultimo elemento. Sapete che di solito in Python, se faccio 2.5 mi prende 0, 1, 2, 3, 4, si ferma quello prima per motivi di comodità informatica. Qua no. Infatti, ad esempio, se io qua faccio, perché poi dopo posso usarlo anche per le colonne, faccio name, due punti, surname, che vuol dire prendi le colonne da name a surname, compreso, e infatti fa questa. Un po' fa strano, però funziona così. Anche perché chiaramente se tu. In realtà questo sia stato fatto perché chi lavora sui dati spesso non necessariamente viene da un background informatico, quindi è più, diciamo, spontaneo se sto facendo uno slice su delle colonne, diciamo dire vado da A. In realtà per un informatico dice no, vabbè, le colonne corrispondono a un indice, allora ci accedo con gli indici.
più si va sul mondo scientifico, più queste cose spariscono. Ricordo a tutti che MATLAB, gli array partivano da 1, gli venisse un cancro, e ha avuto questa brillante idea. E comunque, detta come va detta, con l'occhio posso accedere utilizzando le chiavi, diciamo di tipo fancy, quindi che possono essere stringhe, se ci ho messo delle stringhe, o in questo caso gli indici di riga sono degli indici numerici, quindi. Però ricordandoci di questo piccolo dettaglio qua. E volendo posso passargli anche tipo 0,2, funziona, eh? Poi tutto accesso. Lock rende esplicito come voglio accedere ai dati. E la domanda è, e ai lock che cavolo è? Invece? Ai lock è la stessa cosa, però accedo per indice, sia per riga che per colonna. E questo è proprio l'indice guardando il data frame come se fosse una tabella senza indici, senza colonne. Quindi se faccio 2.2 prende la riga di indice 0, la riga di indice 1, la colonna di indice 0 e con l'indice di indice 1, conteggiandole. E quindi qua posso avere anche gli indici più strani del mondo, disordinati, quello che volete, a lui non ne frega niente. Ci do 2.3, lui si prende lo primo, secondo e terzo. Punto. 0, 1, 2. Infatti, stavolta si comporta correttamente. Questi qua abbiamo il confronto in teoria. Mai. Esatto, vedete, per accedere con lock alle prime due righe, prime due colonne, devo dargli 2.1 e in questo caso name e surname, potrei farlo per l'appunto con lo slice. Invece qua sotto faccio 2.2.2 e questo è quello che un informatico si aspetta, diciamo. E chiaramente qua non posso usare le. Anzi, ci provo perché non ci ho mai provato. 3-2-1 esplode? Non si può fare col. Peccato. Sarebbe stato molto bello. Vabbè, questo per dire semplicemente che sulle colonne, sulle righe posso fare le solite operazioni in stile NumPy. In particolare, sono sempre questa solita colonna. Adesso qua dovrebbe esplodere, no, non esplode, ma fa una roba strana. Magari lo rappresentiamo come. No, vabbè. Diciamo che se io effettuo la somma su un data frame, lui cercherà di fare la somma per colonne. Adesso questo esempio qua è un po' infelice per fare questa cosa qua. E dovrei prendere magari solo le ultime due righe. Infatti quello che fa, essendo delle stringhe, le prime tre fa una concatenazione, che è il corrispettivo della somma per le stringhe. Quindi ignorando le prime tre, giustamente lui sulla riga esordio fa la somma, sulla riga fin fa la somma. Posso farne la media, posso fare. Ah, aspetta, c'ho qua sotto le. Ah. Ho l'esempio sotto, ma non me lo prende perché. Faccio così. In teoria l'ultimo blocco doveva andare in una riga a parte, ma si è perso un pezzo. Data frame di dati a cazzo. Se faccio la somma, lui mi somma tutte le singole colonne. 0, 1, 2, 3, 4, anche perché in questo caso sono 5 colonne, esatto. Posso farne la media, posso fare il valore medio. Questo invece è abbastanza utile di solito. Posso conteggiarle, questo in realtà serve relativamente in questo caso. E tutti gli operatori, diciamo, un po' più standard, legati magari a discorsi statistici o di conteggio e tutto, ci sono. Quindi fare la media, la standard deviation, posso estrapolare quello che voglio. Spesso magari è utile se ogni colonna rappresenta magari, insomma, ho dei dati presi da dei sensori, ogni colonna è un sensore diverso. Posso voler vedere il valore medio per sensore o che ne so, la somma, insomma, si può fare. E adesso se riesco ad andare nella slide dopo. Esatto. Posso modificare le colonne. Questo è interessante. Allora, in questo caso cosa faccio? Creo una copia del data frame che abbiamo usato finora.
chiaro che se io assegno direttamente di f a di f3, sto semplicemente passando lo stesso oggetto in un'altra variabile. Quindi andrei a modificare atti originali. Io non voglio modificare atti originali in questo caso, perché dopo li vado a riutilizzare. Quindi ne faccio una copia. E pandas dove può cerca di, no, di come NumPy, di non copiare il più possibile. Quindi c'è tutta una serie di operazioni che la roba viene passata come riferimento, viste. C'è tanta altra roba dove implicitamente fa delle copie. E quando si lavora su grosse mole di dati, si rischia che questa cosa qua generi o problemi di memoria, cioè finisci lo spazio da dove salvare sta roba qua, o peggio, rallenti tantissimi i calcoli perché tutte le volte che fa un'operazione sta creando una copia dell'intero data frame. In questo caso, per l'appunto, creo una copia e voglio praticamente scrivere la colonna esordio non come 1939, ma solo come il 39. Operazione stupida, scalo di 1900. Uso il meno uguale, che sarebbe come fare IF3 esordio uguale IF3 esordio meno 1900. E poi tiro via la media dalla colonna film, perché così, come vedete, lui si fa tutte le sue bellissime operazioncine. Quindi io posso fare delle elaborazioni sulle colonne, assegnarle, posso anche assegnarle a una nuova colonna, ad esempio. Quindi invece che fare film, lo assegno a film normalized. Questo però secondo me non gli piace, devo farlo col punto non potete assegnare. Dovete per forza. Ha ragione lui. Allora, perché col meno uguale giustamente lui cercava di accedere a una colonna che non c'era e giustamente mi diceva t'attacchi. Allora, faccio la copia e vabbè, qua faccio quello per lui. In questo caso cosa ho fatto? Ho aggiunto una nuova colonna e devo farlo per forza con le quadre in questo caso, perché se no lui non sa a cosa stai accedendo. E questa nuova colonna l'ho costruita prendendo la colonna film e sottraendone il suo valore medio, ad esempio. Uno volendo potremmo anche fare proprio la normalizzazione di questa cosa qua. E questa cosa qua, meno la media, diviso f3.film.standard deviation. Ho normalizzato i dati. Sono un sacco di applicazioni, ad esempio di machine learning, dove se io non normalizzo i dati, non li riporto all'interno di un range opportuno, l'algoritmo magari va, ma ha delle performance terrificanti. È esattamente quello che farò alla fine di tutta questa pappardella che sto dicendo. Bravissimo. E comunque, manipolazione. Chiaramente, di scrivere dei dati a mano ci siamo tutti rotti le scatole. Esiste della roba già pronta e efficace, magari perché è stata buttata fuori da un programma che abbiamo, giù di lì. Quindi, Pandas fornisce tutta una serie di funzioni per accedere a un dataset esistente. Un CSV, un Excel, un JSON. Diciamo che CSV e Excel sono i suoi formati nativi perché partono da una tabella e ottengono una tabella. Il JSON c'è da stare un pochino all'occhio perché è un JSON, diciamo, destrutturato, un po' strano. Potrebbe dirti non so che cosa vuoi farci con sta roba qua. E c'ha delle funzioni anche per accedere direttamente a SQL con delle. Io non le ho mai usate, però so che è possibile praticamente fare direttamente una query SQL. E sul risultato lui ti costruisce un data frame in pratica. Però ripeto, non l'ho mai provata, quindi non so dare un'opinione su quella situazione lì. C'era un'altra situazione interessante. L'XML hai sempre il problema del JSON destrutturato. Se è strutturato bene, forse ce la fa, può darsi che cosa ci sia. Però non ne sono sicuro al 100%. Destrutturato nel senso, se io ho un JSON che magari è una lista e ogni JSON è diverso, quindi chiavi diverse, roba del genere,
dice sì, che cosa mi stai passando? Oppure se magari ce n'è uno che ha più sottostrutture, o... cioè il Pandas dice sì, io voglio un dato tabulare, quindi sicuramente cioè, la Red JSON probabilmente vorrà un JSON, quindi magari un array di dizionari, tutte quelle stesse chiavi, o come abbiamo visto prima, un oggetto con chiave, array. Poi non so fino a che punto può andare nel complesso, però non penso che, cioè, se tu gli passi un oggetto con tutto a cazzo, penso che ti guardi e dice sì, ciao. Anche se in realtà lui può rappresentare anche un oggetto dizionario all'interno, quindi lui può rappresentare un oggetto dentro DataFrame, quindi probabilmente lui ti prende il JSON e se lo rappresenta come un oggetto all'interno, viene un purè infinito e chissà che cosa combina. Però diciamo che se i dati hanno una loro struttura, e non è una struttura troppo strana, JSON dovrebbe prenderlo. Anche XML più che altro sono bastardi perché anche quando hai della roba strutturata hai più sottostrutture, poi magari la roba è tutto uguale ma mancano dei campi. L'XML del backup del sito di Conoscere Linux da parsare è stato che ci ho messo mano di recente, è da passare è stato un incubo. Perché per quanto fosse strutturato, tutto comunque omogeneo, eccetera, ti mette dati diversi allo stesso livello di altri, diventa complicato fare delle supposizioni automatiche. Devo guardare, però, se c'è un blocco codice, sì. Anche subito pd.read. Read XML c'è. Vediamo cosa vuole. Passi il path, gli passi quello che gli serve. Cosa? Senso quello che sto dicendo, eccolo. Esatto, dice, è pensato per caricare dei documenti XML nel formato seguente. Quindi vedi, riga, scusami, root, riga, colonna, 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 riga, colonna, 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 colonna. Gli passi un oggetto strutturato in maniera diversa, lui ti può prendere e dire ciao. Quindi diciamo che non fa magie, mettiamola così. In realtà, ad esempio, una cosa che a me è capitato di fare è di prendere un file XML, farmi io una funzione di parsing praticamente, quindi prendere questo XML, tirare fuori i dati come mi pareva a me, metterli in un formato tabulare di Python, che in quel caso secondo me era proprio un dizionario brutale, e poi li ho passati a un DataFrame. Tanto se sto facendo un'operazione del genere, l'efficienza mi interessa relativamente. Perché comunque sto passando da un dato a un altro, quindi faccio quello che posso, non mi interessa anche se passo da più strutture in mezzo. Anche non sto facendo delle macro esportazioni, ma a quel punto hai altri problemi. E il problema di XML è che sono strutture bastarde, perché le puoi strutturare come ti pare. E lui non può, lui, come fa? Non, deve avere uno standard, anche il JSON, vedrai che se vado a dare il JSON mi dirà una roba analoga. Lì può fare delle porcherie, ma... E attualmente una pagina HTML è un XML. Se gli passo una pagina HTML, uno, cioè, diavolo la decompone. E quindi diciamo, ho un sacco di metodi già pronti, ma vanno usati con dell'usta, se no. Giustamente Panda si dice sì, non faccio anche il caffè. Faccio il caffè e non faccio l'orzo, mettiamola così. Esempio stupido, gli passo un file CSV, in questo caso contiene esattamente questi dati, adesso potrei anche andare ad aprire, ma fatto che ha, vediamo se qua si... CSV proprio più gnocco e banale del mondo. Lui di default cerca di capire se la prima riga sono i nomi delle colonne, se c'ha gli indici, c'ha tutti i suoi standard. Si può fare delle cose complicate, ha 1 miliardo di parametri la read CSV, quindi gli puoi dire no, la prima riga sulle colonne oppure no, gli puoi dire la prima colonna sull'indice oppure no, gli puoi dire che è più complicato, ci avrà 50 parametri quella funzione lì, e gli puoi dire se è la virgola, se è un punto e virgola, se è lo spazio, il tab, gli puoi dire tutto. E quindi in realtà diciamo che un CSV quasi qualunque situazione la gestisci con la chiamata di Pandas senza fare delle cose strane. E torniamo di qua. E...
questa questione più di tanto non posso neanche andare a dire, cioè abbiamo delle utilities per leggere i dati fondamentalmente, è importante sapere che ci sono. E io qua ne ho messi tre, ma quando sono stato sulla documentazione di Panda ce ne saranno state almeno 10 nell'elenco, di cui alcuni formati neanche li conoscevo. E arriviamo al punto, diciamo, un po' più interessante. Data analysis. Panda è ottimo per fare analisi dati, pulizia dei dati, manipolazione, ci possiamo fare quel che vogliamo. Allora, qua rivediamo il nostro vecchio amico Sibor. Era quella libreria per fare i grafici di matplotlib un po' più belli e più strutturati. In questo caso la richiamiamo perché Seaborn, per qualche motivo, che sanno solo loro, hanno all'interno dei dataset già pronti. Il Pandas non ne ha, loro sì. E in particolare adesso sto caricando Iris, che sono praticamente delle misurazioni della lunghezza dei petali e del... Adesso, aspetta che adesso... I sepali e quell'altro. I sepali... E i petal, e i sepal non mi ricordo più cos'era, forse il gambo mi sembra, o ma sì, o il pistillo, che ne sappiamo noi, sono inglesi, lo sapranno. E te li divide per specie, fondamentalmente, quindi. Ma sì, sarà qualcosa del genere. E non ci facciamo bloccare da questa cosa qua. E qua uso la head, che è una funzioncina carina perché ti dà tipo solo le prime 4-5 righe, glielo puoi dire quante ne vuoi. 20. All'epoca, prima che su Jupyter mettessero una rappresentazione intelligente per dire se ne hai tanti, ti faccio vedere solo i primi e gli ultimi, questo era quello che ti salvava la vita. La head, e ovviamente c'è anche la tail che ti fa invece la parte. È comodo. Torniamo alla normale. Per l'appunto, qua vediamo che abbiamo un certo numero di righe che possiamo andare a vedere. A parte che secondo me sarà preso direttamente DF qua. Bellino, esatto. Ok, abbiamo 150 righe, 5 colonne. Ripeto, questo una volta non c'era. Una volta ti stampava la vita agli inizi. Sono 150 righe, 5 colonne. E per l'appunto lunghezza e larghezza di questi sepali e lunghezza e larghezza dei petali e il tipo di iris, diciamo, di fiore, che c'è setosa, virginica e lo andiamo a vedere subito in realtà, perché noi adesso andiamo qua, ad esempio, noi abbiamo la colonna species, okay. Io voglio sapere che valori ho in questa colonna, la funzione unique viene in nostro soccorso. E ci butta fuori un array di tutti i valori unici che trova all'interno della colonna, per l'appunto. Abbiamo setosa, versicolor e virginica. Non ho idea di come si pronunciano e non mi interessa. Quindi abbiamo già visto, e qua ci facciamo già un'idea di come è fatto questo database. Quindi abbiamo tre categorie di fiore e abbiamo dei dati su questa roba qua. Ad esempio, noi possiamo, usando l'annotazione di ricerca, andare a beccare, ad esempio, tutti i dati di fiori di tipo setosa e vogliamo magari solo le prime, mi sembra, due colonne. No, cosa ho fatto? Con qualche casino. Prendo le prime. No, ok, qua abbiamo solo tutte le colonne tranne la specie, diciamo. Devo farlo diversamente, vabbè. Ecco qua, ad esempio, cominciamo a avere dei problemi di lunghezza. Così perché se stampo direttamente il data frame è abbastanza intelligente, se faccio uno slide quel che può. Ok, vediamo che qua abbiamo solamente i dati per quel tipo lì. E ad esempio potrei chiedermi ad esempio il valor medio di questi oggettini qua. Facendo in questo modo io riesco con una notazione relativamente compatta a aver subito i dati di questa mia tabella, quindi il valore medio, questa roba qua, senza usare degli indici, senza usare dei cosi strani, e mi dice già lui tutte le medie per riga. C'era anche una funzione per avere un po' più un, secondo me era tipo describe o qualcosa del genere, vediamo se per caso era questa, dovrebbe dare già tutta la roba, esatto, era questo. Questa è comoda, perché lui ti dà già lui tutte le, diciamo, le caratteristiche statistiche più comuni. Quindi ti dice quanti sono, vabbè, qua è poco significativo,
per colonna, ti dà il valore medio, la standard deviation, il valore minimo, il valore massimo e i quartili, mi sembra si chiamino, sì. E, roba che relativamente poco, ma si usano. E poi vediamo ad esempio che la lunghezza va da 4,3 a 5,8 e metri pollici e valore medio e standard deviation, ok? Qua si muove, non ha neanche troppo range, diciamo. Quindi cominciamo a farci un'idea di come è fatto il nostro dataset fondamentalmente. Se vai avanti, grazie. Allora, e qua cominciamo a fare un po' di grafici a questo punto. Vediamo un po' com'è la situazione. Allora, ok. Allora, qua cosa ho combinato? Allora, facciamo un attimo da parte i colori. In questo caso gli ho fatto fare la scatter, che quindi prende, diciamo, gli do due, gli devo selezionare due colonne, una per la X e una per la Y. Dovrebbe metterle esatto, mette anche i nomi in automatico. Con una notazione abbastanza intuitiva, cioè la X è il sepal length e la Y è la sepal width. In questo caso ho preso per l'appunto questi sepali e voglio confrontare la lunghezza contro la larghezza, diciamo. E giustamente lui mi fa un puntino per ogni combinazione, quindi per ogni riga trova una lunghezza e una width e mi fa il suo puntino. E sarà questo. In più, ad esempio, posso passargli il parametro C, che nella scatter è quello che mi rappresenta i colori. Qua ho dovuto fare un po' di barbatrucchi perché giustamente se gli passo direttamente la colonna, lui riceve come colore setoso e dice io setoso come colore, non l'ho mai visto. Allora ho dovuto fare una mappa, quindi praticamente invece che passargli solo il nome della colonna, gli passo direttamente una nuova colonna. Come facendola come? Prendo la colonna delle species e faccio una mappatura, quella punto map, a setoso gli associo il rosso, a versicolor il blu, a virginica il verde, direi. Quindi qua possiamo vedere i dati, possiamo vedere per l'appunto il confronto tra queste due informazioni qua, divise per colore, per specie. Già qua si vede tra l'altro che noi potremmo classificare queste, e già da qua si riesce a vedere che le tre razze hanno, diciamo, da alcune informazioni riesco già a vedere a classificarle, diciamo. Quindi se io volessi in futuro classificarle in base a la sepal white e sepal length, potrei, ad esempio, in maniera molto stupida, stabilire che se il rapporto per l'appunto tra i due valori sta sopra una certa soglia, quindi sopra diciamo questa retta che sta qua, e quindi diventa un classificatore lineare fatto proprio ad occhio, posso dire che è di tipo setoso oppure no. Probabilmente degli altri dati posso fare una roba analoga. Questo infatti è un buon dataset per chi comincia col machine learning perché diciamo si presta bene a quasi qualunque algoritmo di quelli classici lineari. No? Quindi però già da un'osservazione riusciamo già a dare delle informazioni. Allora, io adesso ho il problema di prima che mi ha messo, non ho separato i due grafici. Qua faccio una roba analoga, in questo caso gli passo sempre il length e il width come x e y, poi gli passo come colore la lunghezza del petalo e come size la white. Che è sta roba? Poi seleziono la CMAP, ma è solo una questione estetica. X e Y mi dicono dove metterà il puntino. La S è la dimensione del pallino, praticamente. Quindi, giustamente, più la larghezza del petalo sarà grande, più il pallino sarà grande, fondamentalmente. E in questo caso, passandogli una colonna con la species, non potevo farlo, ma con un valore numerico, la scatter associa il colore a un'intensità di colore praticamente. In scala di grigi sarebbe dal bianco al nero. In questo caso, passandogli la CMAP inferno, andrà, mi sembra, dal rosso al blu o dal rosso al giallo. Adesso lo vediamo. Il default è tipo dal verde al scuro. I pallini purtroppo sono piccoli perché andrebbero normalizzati in base al parametro che vuole lui, però dopo veniva troppo lungo, già così è venuta lunga. Volendo poter farlo al volo, non si vede un granché così. Allora, facciamo le cose a modo. Aspetta, e
per fare quella cosa che sto dicendo, XC. No, devo andare. Dai! Modificare il codice con la, guardandolo di traverso sul proiettore non è il massimo. C. Quindi df.length. Secondo me devo ingrandirlo. Proviamo. Per 10. Esattamente come prima, in questo caso invece che fare una map, ho preso la colonna e l'ho. Aspetta, per 10, no? Un numerino magico, mi ricordo che funziona. Allora li normalizza. Dovrei normalizzarlo, secondo me. Ci diamo a mucchio. Vuole. Perché fa. No, c'è da fare un'altra operazione che diventa lunga. Niente, forse. Comunque, perché praticamente lui il parametro, a parte che non è C, cosa sto dicendo? Modificando il colore. Metal. Allora, per l'appunto, invece che passargli solo il nome della colonna, gli passo direttamente una colonna. Eccolo qua. Ok. Così rende già di più l'idea. 10 è meno spropositato l'effetto. 20, dai. Così qua. Si sovrappongono un po' così. Sembra una roba seria. Sono delle filosofie su come fare i grafici alle volte. In questo caso, ecco, per l'appunto, riusciamo a vedere che l'appunto la da qua diventa proprio palese il fatto che la quella in alto a sinistra, la setosa, ha delle caratteristiche un po' diverse dalle altre, già da questo grafico, cioè è palese perché è come, proprio come dimensione, come notare che noi abbiamo, in questo momento abbiamo creato un grafico che mi rappresenta quattro dimensioni in 2D, perché la terza dimensione è rappresentata dal colore, chiaramente con un'intensità di colore fondamentalmente, viene rappresentata poi con la color bar qua di fianco, e la size mi dice la quarta dimensione, quindi senza neanche andare sul mondo del 3D abbiamo già ottenuto qualcosa di interessante. Storato un sacco di informazioni in un unico grafico. Ed è anche bello, questi qua stanno bene negli articoli, queste robe qua, perché sono colorati, sono di diversi. Va bene, basta. Andiamo avanti. E di nuovo, con la notazione di matplotlib barra seaborn e pandas che ti dà già i dati strutturati e tutto, qua si va a manetta. Va più avanti. Niente. Più. E non va più perché abbiamo finito Pandas. Ok, va bene. Qua era quello che meno tutto quello che volevo raccontare. Allora, SciPy, ma facciamo veramente in un attimo. Questo è proprio più dare una panoramica. Poi ci ho messo degli esempi, ma non sono neanche convinto. Allora, SciPy, allora, finora abbiamo visto delle librerie di gestione dati fondamentalmente o grafici, quindi. E SciPy cominciamo invece ad andare su robe più, molto più settoriali, quindi più specifiche. NumPy, voglio dire, viene utilizzata dal gestione delle immagini fino a calcolo algebrico complesso, e vedo PyTorch usa la notazione NumPy concettualmente, quindi. SciPy è un insieme di algoritmi fondamentalmente, quindi sono delle utilities varie, algoritmi matematici o roba per le immagini,
implementati e incapsulati in singole funzioni con una serie di parametri, tu te le prendi, te le configuri, cerchi di comprendere cosa vuole l'esempio dalla tua vita e le lanci e lui fa più o meno quello che deve fare. Perché dico questo? Perché in realtà anche solo per trovare degli esempi buoni è stato un po' complicato perché solo le prime due categorie sono tipo integrazione, le trasformate di Fourier, cioè quindi ripeto, roba specifica per un settore. La Signal magari è un po' più ampia perché sono tutte delle trasformazioni dei filtri pensati per le immagini, ma in generale per un... Cioè, gli esempi sono tutti su delle immagini, ma li puoi usare anche su dei segnali tipo delle waveform o roba del genere. C'è della roba statistica, quindi per creare distribuzioni statistiche di probabilità e giù di lì. E poi c'era dell'altra roba, ma alcune cose addirittura non le ho neanche studiate, quindi è proprio specifica. C'era della roba, ad esempio, legata alle coordinate, alla roba geografica o spaziale, insomma, c'era un po' di tutto. E GIS è molto probabile che alcune funzioni richiamino SciPy o giù di lì. SciPy è difficile che tu vada a usare SciPy direttamente, ma è molto facile che librerie avanzate richiamino internamente SciPy. E per fare l'esempio, sia PyTorch che TensorFlow, quando devi fare delle trasformazioni da, ad esempio, immagini pillow a un tensore o un array, spesso richiamano o SciPy.ndimage, o come si chiama quella per le immagini, ndimage, ioimage, una roba del genere. O richiamano Sheet Image, che è invece diciamo, la versione Sheet per tutto quello che sono le conversioni, trasformazioni del mondo delle immagini. Anche perché, per fare l'esempio, in colorimetria, quando si passa da uno spazio a quello all'altro, tipo dall'RGB all'HSL, che è quello con lo Hue, la Saturation e non me la ricordo mai, Luminance forse, Luminance, c'è da fare un'operazione molto specifica che ringrazi che qualcuno l'abbia già fatto in una libreria, che funzioni bene, che è stata ottimizzata e tu non ci vuoi neanche provare a reimplementarla, la prendi così com'è. E come quelli che lavorano con fusi orari e quant'altro, perché dici meglio che uso quella che c'è. Dopo niente. Poi potrei esplodere a cercare di implementare tutte le eccezioni. Allora, brevemente facciamo un esempio, giusto per far capire un po', diciamo, cioè come ragiona la sintassi di queste librerie qua. E allora qua l'import loro ti fanno importare direttamente i sottomoduli, ha un suo senso. Occhio a non chiamare mai una funzione di Python, un modulo di Python signal.py, perché potrebbe andare in contrasto con sta roba qua. Agli inizi persi una cosa come un pomeriggio a cercare di capire perché il mio modulo continuava a dare degli errori strani. L'avevo chiamato signal.py e Non segna, ma qualcos'altro. errore tipicissimo perché sembra un nome sicuro, invece nel sistema era presente, quindi non gli piaceva. E in questo caso, dopo vado ad utilizzare Signal e MISC contiene della roba mista, cioè utilities vari ed eventuali. Miscellaneous, esatto. E poi carico la plot per far vedere qualcosa. Ci ha messo un pochino di più a caricare questo. Ok, eccolo qua. Allora, cosa sto facendo? In questo caso sto caricando un'immagine di quelle già presenti nella libreria. Sono immagini d'esempio utilizzate per fare delle prove e quant'altro. Ce ne sono diverse che girano. Tempo fa c'era anche quella Lana che stanno un po' facendo sparire. Lei la Lana, perché fondamentalmente era questa immagine di ragazza col cappello di schiena. Solo che in realtà era un paginone di Playboy che qualcuno negli anni '80 si è divertito a ritagliare solo la faccia per fare delle prove su un bagaglio e a un certo punto è diventata talmente famosa che veniva usata in tutti i libri senza che nessuno lo sapesse questa cosa qua. Poi ce ne sono accorti. E quindi tutti c'è una marea di articoli scientifici con effettivamente una pornostar dentro. Insomma, è stata una cosa molto simpatica. Stanno un po' cercando di smetterlo proprio perché la storia è diventata un po' di dominio pubblico. In questo caso carico Ascent, che è un'immagine di scale, mi sembra. Eccola qua. Allora, meno che non così. Allora, e Ascent è questa immagine. In realtà adesso qua l'ho fatta in scala di grigi, perché proprio mi serve in scala di grigi.
immagine sarebbe a colori. Come la fa a colori? Perché adesso ha caricato gray e quindi non me lo farà mai più. Perfetto. Allora, non so se l'altra volta l'avevamo visto in IM Show, però Image fondamentalmente contiene, è un array brutale, non pai, che sono dimensioni abbia un'immagine 5x12x5x12, ha una sola dimensione colorimetrica, quindi in realtà è in scala di grigi. IM Show, quando gli passo un oggetto che ha una struttura simile a un'immagine, lui la rappresenta come un'immagine, quindi fondamentalmente ti stampa un grafico che ti fa l'immagine. Plot.gray serve per stampare l'immagine in scala di grigi. E questo perché l'esempio che ho preso in originale aveva un'immagine a colori, che era l'altra, che era un procione, tipo una cosa del genere. E so che dopo mi serve in scala di grigi, quindi questo qua mi permetteva di confrontare le due immagini. E in realtà in questo caso effettivamente non serve. So che ormai l'ha caricata e non lo disattiverò. E step dopo, per qua 6 pi ancora non l'abbiamo neanche toccato. Dentro la libreria Signal, ad esempio, abbiamo tutta una serie di filtri. Quindi in questo caso, ad esempio, questo è un filtro gaussiano. Un filtro gaussiano viene utilizzato per, ad esempio, no, per, non esempio, viene utilizzato per. Adesso mi sfugge la parola in italiano. Per fare il blurring, sfocatura. Quindi, in questo caso cosa faccio? Chiamo la funzione all'interno del modulo signal, in questo caso è signal.windows.gaussian, gli passo i parametri che richiede, che in questo caso sono, immagino, dovrebbe essere il valore medio e per la gaussiana servirà probabilmente un valore medio e quanto intensa deve essere la sfocatura, che deve essere questo 10, secondo me. Adesso magari delle fesserie, controlliamo la documentazione. Questa parte di slide le ho finite veramente all'ultimo ed era veramente tardi. Oh! Non gli piace? Perché c'è una variabile, no, questa cosa qua proprio gli dà fastidio. Ah, c'era lo spazio. E questa, ricordo, è un modo rapido di Jupyter per farti vedere la documentazione di una funzione, di una libreria. Il punto di domanda in fondo e lui te la visualizza. Ah, questo lo posso mettere a posto. Ma era in fondo. In questo caso vuole M, che è il numero di punti. Scusate, vi disturbo un saluto una volta con un amico, Barnello. Ciao. Abbiamo avuto un momento di scambio di informazioni. E ripartiamo poi, quando gli faccio il riassunto dopo. E allora, torniamo a noi. Niente, comunque sono tutti dei parametri che servono. Ho riattivato il microfono, sì. Sono tutti i parametri che servono per gestire il filtro. I punti nell'output window. Ricordare. Esatto, però fondamentalmente a me quello che mi interessa è il sigma, che è il secondo, che ti dà praticamente l'intensità del filtro. Fondamentalmente, adesso se dopo provo ad aumentarlo dovrebbe vedersi più o meno sfocato. Però per l'appunto, invece sim, eccolo qua.
sacco di manfrina per poi arrivare a sfocare un'immagine fondamentalmente. E quindi per l'appunto qua mi creo il mio, diciamo, il mio filtro, qua applico il filtro, immagino. Di nuovo Signal non è una libreria che ho usato tantissimo, perché di solito le librerie che uso io probabilmente le richiamano questa roba qua dietro, quindi mi capita di farle con PyTorch, ma ho delle chiamate standard di PyTorch. E comunque applica lì il filtro, fa tutte le sue cose, gli dà il filtro, che immagino sia tipo una convoluzione, e alla fine mi stampo l'immagine filtrata. Appunto, se io qua cambio il parametro, secondo me, esatto, l'immagine è meno blurred. Se lo metto a un valore molto basso, dovrebbe essere quasi, esatto. Lo metto altissimo. Ecco, questo più o meno è come vedo io se mi tolgo gli occhiali. No, un po' meno. Un po' meno. Un po' meno, dai. Non sono messo così male. Quanto era? 10 in originale? 10, sì. No, dai, vedo più o meno così in realtà. E va bene. Ah, notate che sto mettendo dei punti e virgola dopo le funzioni di Matplotlib, perché se no fa questo bellissimo giochetto. Perché giustamente lui queste funzioni qua ritornano l'oggetto ax, quindi gli assi, diciamo, ritornano fondamentalmente l'oggetto immagine di Matplotlib, e quindi lui ti stampa la rappresentazione, però per Jupyter non serve, quindi il punto e virgola blocca quell'output lì in pratica. Ma serve per evitare di avere del pattume in visualizzazione. Ma tanto l'immagine viene comunque visualizzata anche senza plot.show, perché siamo in un Jupyter Lab. Normalmente se foste fuori dovreste fare plot.show, non cambia niente, però insomma. Però se faccio così, forse, esatto, non serve neanche, perché plot.show non ritorna niente. Ok, quindi questo era più che altro per far vedere un esempio di come queste librerie implementano tutta una serie di funzionalità utili. E l'esempio è stato preso brutalmente dalla documentazione ufficiale di SciPy, non mi sono inventato niente. Fourier, anche qua in realtà ve lo faccio giusto vedere, ma non sto neanche a spiegare perché ci vogliono 6 ore. E ad esempio, SciPy contiene tutte le utilities per fare la trasformata di Fourier, discreta, continua, tutte le varie varianti. E configurarle è un incubo, perché la trasformata di Fourier, col fatto che si passa da un piano spaziale temporale a un piano di frequenze, a tutte le sonnotazioni. Quindi anche l'esempio è diventato più complesso del previsto. Ripeto, questo l'ho fatto un po' tardi di notte, quindi forse è migliorabile il prossimo giro. E semplicemente abbiamo tutte le funzioni necessarie per effettuare una sorta di Fourier, l'inversa, tutto quello che serve. In teoria si dovrebbe vedere almeno il grafichino, che rende un po' l'idea. E nella slide dopo? Ok, va. Brevemente qua è tutta un'impostazione, quindi gli dai dei parametri che servono a lui per fare la suddivisione dello spazio, delle frequenze, dello spazio fisico, diciamo, della funzione, crea il punto della funzione, quindi il range sull'asse delle x e i valori sulla y. In questo caso ho fatto due funzioni sinusoidali, una con frequenza 50 per 2 pi greco, 10 pi, quindi 100 pi greco, diciamo, e l'altra a frequenza 160 pi greco. Delle puttanate, ma scusatemi, ma calcolo la trasformata di Fourier, per appunto, con i dati che gli ho dato. Di nuovo, questa roba qua l'ho fatta probabilmente 10 anni fa, quindi giusto per fare un esempio. Eccoci qua. A questo punto, per l'appunto, sopra c'è il grafico della funzione che, come si vede, ha delle frequenze dominanti, diciamo, anche perché l'ho costruita così. E sotto c'è proprio il grafico della trasformata di Fourier che ti fa vedere, per l'appunto, le due frequenze che dominano la funzione del piano di sopra, insomma. E questo si poteva raccontare un po' meglio, il prossimo giro farò di meglio. Però sì, diciamo, questo è un giochino. Comunque, abbiamo funzioni che fanno delle cose. C'è tutte le funzionalità per le immagini, quindi a parte i filtri del signal, c'è anche delle funzionalità per fare le conversioni con le immagini, c'è un po' di tutto. E anche se, ripeto, di solito si tende a usare SciPy, compare dentro altre librerie, per lo più.
o se ho delle esigenze molto specifiche. Però questo dà un'idea di quello che è un po' l'ecosistema delle librerie scientifiche e matematiche su Python. Di solito sono librerie con una buona documentazione online, che comunque ti spiega un po' tutto. SciPy, tra l'altro, c'è l'esempio informatico, ma c'è anche la descrizione in breve dell'algoritmo, le formule ed eventualmente dei link per approfondire la parte più teorica. E tutti i vari pacchetti del mondo SciKit, quindi SciKit Image, SciKit Learn, e l'altro, ce n'era un altro con la roba temporale, mi sembra, e è tutta roba che comunque ti fornisce documentazione sia per quanto riguarda l'implementazione informatica, sia quanto riguarda l'implementazione dell'algoritmo, del teorema dietro, che permette di fare quella cosa lì. E con comunque delle chiamate di funzioni o di classi relativamente accessibili, quindi senza che ci siano da fare dei muri di codice per far partire una mezza cosa. Non è un tutorial di 100 righe di codice che devi portarti da te e convertirlo. No, hai una classe, devi passare i dati nel suo formato, gli devi dare i parametri nel suo formato, secondo quello che è il tuo caso d'uso, e poi lui fa quello che riesce fondamentalmente. Ma sì, hai roba già pronta, adibita all'uso. E sono i casi d'uso più frequenti, però è bene. Chiudiamo, diciamo, con l'ultima parte. Vediamo che è relativamente presto, secondo me. L'ultima parte è SciKit Learn. Potevo trattare altri argomenti per chiudere, però venendo dal mondo comunque del machine learning, quindi, e io tanto vengo più dal mondo della computer vision che non altri, potevo guardare anche delle robe legate più alle serie temporali, che con Panda si presta bene, ma diciamo è un po' fuori dal mio mondo. E SciKit Learn è stata una delle prime librerie che ho imparato per fare predizioni o comunque algoritmi di regressione, di classificazione. La roba più classica c'è tutta qua dentro, dalle support vector machine ai classificatori lineari, per l'appunto gli algoritmi di classificazione più comuni, le random forest, ce n'è una sfilza, delle reti neurali base fondamentalmente, quindi non il deep learning, per quello ci sono delle librerie apposta, ma una rete neurale classica si fa tranquillamente con la sua notazione. Random forest, come si chiama quell'altro? Non mi viene. Una random forest, un SVM, un SVC, cioè di tutto e di più fondamentalmente. Algoritmi di clustering, questi sono un po' ignorati di solito, ma si fanno tante cosine belline, che sono algoritmi dove fondamentalmente tu hai un insieme di dati e lui te li divide in blocchi. Abbiamo visto prima, ad esempio, con i petali con i fiori di iris, in quel caso lì un algoritmo di cluster è andato a individuare le varie famiglie basandosi solo sui dati, quindi creare delle suddivisioni in maniera autonoma, cioè senza fare dei passaggi strani. Gli dai i dati, lui trova dei macro blocchi fondamentalmente. Mentre la classificazione della regressione di solito gli dai i dati, dei dati già classificati o col valore previsto, lui costruisce un modello che poi lo applica dei dati nuovi e ti dice: secondo me il valore incognito è tot. Adesso vediamo un esempio. SciKit poi contiene un sacco di funzionalità di pre-processing, c'è della roba più specifica, c'era della roba legata, mi sembra, alle time series, per una libreria apposta per quella roba lì, e un sacco d'altra roba molto più specifica che io non avendo mai trattato. Non ho messo il coso, aspettate un attimo. Anzi, usciamo dalle slide, forse meglio, qua c'è bisogno di muoversi in maniera un pochino più agile. Zoom un po', magari, ecco qua. Allora, di nuovo Seaborn torna in nostro aiuto, e più che altro per caricare un dataset noto, perché sennò mi toccava la mano e non ne voglia. E aggiungiamo agli import il modulo SK Learn,
in questo caso importando direttamente quello che ci serve, che sarà una support vector machine, SVM. In realtà questo è il modulo delle support vector machine, perché andremo a utilizzare un classificatore. Adesso poi torno a spiegare un attimo che cos'è, anche e soprattutto per chi mi segue online. E allora... ok, comunque questa roba mi serve a me dopo, va bene. Allora, andiamo a vedere che dati sono da prendere. Il dataset si chiama Titanic ed è fondamentalmente un insieme di informazioni raccolte sui passeggeri del Titanic dopo il disastro, quindi era, diciamo, i dati sull'elenco dei passeggeri, quindi per l'appunto il sesso, la classe, se erano in prima, seconda, terza classe, se avevano dei familiari con sé, se avevano dei familiari con sé, quindi fratelli, sorelle, roba del genere. Il dataset è abbastanza complesso in realtà, l'età e... tipo dalla città dove sono partiti e soprattutto hanno l'informazione se alla fine di tutta la se li hanno raccolti vivi oppure no, fondamentalmente. Esatto. Questa tra l'altro c'è una challenge di Kaggle, quella, diciamo, per partire è proprio basata su questo dataset e Kaggle è un sito dove ti vengono proposte delle sfide di machine learning. E in alcuni casi si vincono anche dei soldi se si propone la soluzione giusta. E Titanic è, diciamo, la sfida entry per chi vuole cominciare a capire un po' come funziona la piattaforma. E l'obiettivo è cercare di predire, in base alle caratteristiche di una persona, se poteva sopravvivere o no al Titanic, al disastro del Titanic. E non è un gran dataset, c'è un sacco di sporcizie, un sacco di buchi. E in generale non si ha delle gran performance su questo tipo di task. L'esempio che farò vedere io poi è un'efficienza proprio delle balle, ma perché mancano tutta una serie di passaggi che adesso vi dirò più o meno cosa c'è e cosa non c'è. Quindi diciamo che a questo punto la colonna live o survived, che penso che sia stata aggiunta per comodità semplicemente, dovrebbe essere la stessa colonna che c'è in fondo, solo che di là è scritto, è in formato categorico, yes, no, mentre in survived è già in formato numerico, che in un algoritmo di machine learning di solito digeriscono meglio. Infatti, se io passo delle stringhe a un algoritmo come l'SVM, l'SVM mi dice, ti piacerebbe. E Sheetlayer non è così sofisticato da aggiustarti già i dati per te. Quello è il tuo lavoro e te lo smazzi tu. Normalmente quello che si fa è, nel caso di dati categorici, convertirli o in un valore intero, quindi ad esempio se ho maschio o femmina, farò 0 o 1 o 1 meno 1 in base all'algoritmo che vado a utilizzare. E in alcuni casi si preferisce usare degli one-hot encoder, ovvero dei one-hot vector, cioè ovvero ho tre categorie, io creo tre variabili. Cioè il primo sì, cioè ovvero prima categoria, seconda categoria, terza categoria. Ed è o 0 o 1, quindi è una roba booleana. Questo ha dei vantaggi in alcune situazioni e degli svantaggi in altri. E, ad esempio, nel caso delle support vector, per come sono, che spiegherò brevemente che cosa sono, nel caso del support vector o diciamo degli algoritmi di classificazione lineare, passargli una serie di categorie, ognuna per i cavoli loro, ad esempio le città, se gli passo la città di partenza, che è una sequenza di valori stringa, scorrelati tra di loro, e li metto in ordine, le support vector machine che butteranno fuori un valore numerico da 0 a quello che gli dico, lei darà un ordine, per lei queste città avranno un ordine, c'è un ordine che non esiste nei dati fondamentalmente, che è come verranno convertiti. Per evitare questo gli one-hot encoder ti bypassano questo problema. Poi le support vector secondo me facevano già internamente qualche porcheria, ma non vorrei dire delle cavolate. E quindi in questo caso, più che farlo così, sarebbe più interessante di fare una colonna. Si è imbarcata su Taporn, vero o falso? Si è imbarcato a bagaglio, vero o falso? Quindi creo tante colonne e
ogni colonna avrà un valore tra 0 e 1, quindi più la support vector mi darà un valore alto, più arriverà da lì, altrimenti no. Insomma, in realtà è al contrario, perché è in lettura questo dato. Lo voglio prevedere, insomma. E quindi ci sarà da fare un po' di lavoro. Notiamo già però, già dal... e qua perché i dati sono molto sporchi, che mancano tutta una serie di informazioni. Allora, cerchiamo anche di andarli magari a beccare. L'ho cancellato. Allora, facciamo al volo una nuova riga. Allora, l'ho chiamato data? Data. Allora, ad esempio, vediamo che nella riga deck c'è un sacco di valori col none. Quanti sono? Is null. Qua, eccolo qua. Allora, giustamente se faccio così lui mi dà la maschera, quindi non mi serve molto, ma io posso fare... no, pro account mi dà il totale. Barbatrucco, ad esempio. Se io sommo una sequenza di valori booleani, lui mi converti i veri a 1 e i falsi a 0. Ancora meglio, io potrei fare data di data deck is null. Lui qua sta estrapolando tutti quelli in cui la colonna deck ha valore none, e ci sono 688 righe su quelle che erano sulle 890 originali. Diciamo che è una colonna abbastanza vuota questa qua. E infatti poi dopo nell'algoritmo quella colonna l'ho ignorata. Chiaramente non posso ignorare tutte le colonne con dei none, ma bisogna che in qualche caso gli do dei valori di default o comunque ripulisco la tabella. Allora, quello che vedrete in questo momento non è efficiente, non è il modo giusto di farlo, è giusto per fare un esempio, però rende un po' l'idea. Qua mi sono selezionato un insieme di colonne che voglio utilizzare per fare per il mio classificatore. Allora, come funziona concettualmente un classificatore come l'SVM? Io gli passo... Oddio. Allora, breve riassunto, abbiamo finito con SciPy e siamo passati a Scikit Learn in pratica. Quindi dopo ti faccio poi un riassuntino. Allora, abbiamo detto, abbiamo i nostri dati, che sono i cosi del Titanic. Abbiamo visto che ci sono dei buchi e della roba brutta e che dobbiamo fare un po' di operazioni, diciamo, per renderli più malleabili al nostro algoritmo. L'algoritmo dell'SVM, come stavo dicendo, cosa fa? Io gli passo una matrice di dati che saranno una sequenza di record, quindi le righe di main fondamentalmente, e l'algoritmo cosa farà? Lui vuole, data un record di dati, quindi una riga, proverà a dare una previsione per per una variabile target. In questo caso io come variabile target voglio usare il survived, quindi vorrei se gli date tutta una serie di colonne riparto. E l'algoritmo cosa farà? Prenderà una riga che sarà una riga del mio data frame, ovviamente sulle colonne che ho selezionato. E poi gli do il sesso, l'età, il fare, che penso sia il valore del biglietto, la tariffa del biglietto, la classe d'imbarco, e diciamo magari anche solo questi qua. E io vorrei che l'algoritmo, passandogli una di queste righe qua, provi a dire secondo lui se questa persona è sopravvissuta oppure no. E in una prima fase ci sarà una fase di train dove io dovrò dare, dai dati che ho già a disposizione, dovrò prenderne una parte e passarli a questo algoritmo in maniera tale che lui se li digerisca. Quindi gli passo i dati di input, diciamo, e l'etichetta di uscita reale, quindi quella che viene dai dati che ho raccolto. L'algoritmo farà delle sue operazioni interne, adesso tra l'altro a livello matematico è allucinante,
nel senso che mi hanno fatto fare ben due o tre corsi perché erano ossessionati a Modena con sta roba qua. E continuo tutt'oggi a non avere idea di come funziona internamente. Cioè, ho un'idea, ma insomma, potrei discutere. È molto complesso internamente e ci sono modelli più semplici, ma diciamo non è questa la sede per fare un corso del genere. Potrebbe essere un'idea per il futuro. E comunque l'idea è che fondamentalmente io gli passo dei dati con le etichette reali. Lui si digerisce questi dati, modificherà il suo stato interno. Quando gli passerò successivamente una nuova riga di dati, senza però l'etichetta finale, lui butterà fuori una sua predizione. Dice, secondo me è così. Cioè lui ha visto tante informazioni, ha detto, ma secondo me se ho queste informazioni più o meno finisco qua, e lui prova a predire un nuovo risultato su dei dati nuovi, che non ha mai visto. E questa roba qua oggi viene usata per un miliardo di cose della base, tutto quello che è l'intelligenza artificiale, dai telefoni al cloud, tutto, cioè gli algoritmi che ti riconoscono le immagini, è tutto basato su questa roba qua. Corso dei cavalli, si va sulle dove ci sono dei soldi, lì poi è un dramma. Quando provano a predire la borsa, che non, secondo me ci stanno buttando solamente un sacco di soldi su quella roba lì senza poi ottenere dei risultati poi così incredibili. Ma e le assicurazioni fanno sta roba qua. Quando ti, ad esempio, loro adesso stanno raccogliendo un sacco di dati personali perché loro vogliono predire già il tuo rating di come guidatore. Loro cercano di sapere già prima di farti la polizza che tipo di rischio hanno con te, per farti poi il prezzo di conseguenza. Una roba terrificante. Comunque, vediamo come farlo con Scikit-learn. Ripeto, SVM, in questo caso in modalità classificatore, perché dovrà scegliere tra 0 e 1 fondamentalmente. E allora, come dicevo prima, ho selezionato le colonne, ho fatto un pochino di pulizia, in questo caso mi sono calcolato l'età media e l'ho inserita dove non c'erano i valori, per esempio. Adesso non mi ricordo se ho fatto delle verifiche approfondite, però se ad esempio mi mancano 3-4 valori ma non voglio perdere gli altri dati, ci butto un valore medio, un valore standard, o lo metto a 0, insomma. Sono approcci che si fanno in base al dataset, in base a quello che è. Poi ci metto un valore medio, in questo modo comunque non mi sbarella troppi dati. Insomma, va bene. E io qua non ho fatto la normalizzazione. È un'operazione che andrebbe fatta. E cioè bisognerebbe portare tutti i dati, diciamo, in maniera che stiano tra meno 1 e 1, tra 0 e 1, in modo tale che sia tutto omogeneo. Per semplicità non l'ho fatta, comunque si fa abbastanza velocemente facendo una roba del tipo data.age, ad esempio, prende data.age.norm, dovrebbe farlo già in automatico questa roba qua. Però ad esempio in questo caso per farlo più velocemente dovrei fare un ciclo for e tutto, volendo si può. Potremmo farlo subito dopo in realtà. Proviamo così, quindi senza normalizzazione, senza fare diciamo quello che sono i buoni standard. Semplicemente riempio l'età dove mi manca. Qua sto usando in place, come vi dice, questa è un'altra figadina di Pandas. E io posso fare alcune operazioni senza, normalmente cosa faccio? Voglio modificare una colonna, associo alla colonna il nuovo valore. Quindi, ad esempio, colonna uguale a colonna più 1, ad esempio. Oppure io posso utilizzare delle funzioni tipo in place. In questo caso io vado a usare la filna, sarebbe fill in nota number, quindi riempi in nota number, di tutti dove trovo un nota number ci metti il valore che gli passo. Gli passo il valore medio per l'appunto. E invece che costruire una nuova serie e buttarla nell'array, uso in place, che fa questa operazione sul posto in pratica. Quindi lui andrà a modificare direttamente questo qua con l'operazione che gli ho detto. Un po' velocizzata, però a volte è più comodo a livello di scrittura. Quindi mi riempie la age, faccio una mappatura sulla colonna sex, quindi quella del sesso, per quel discorso che dicevo prima, e magari più che 0 ci mettiamo meno 1. E quindi fondamentalmente se è un maschio meno 1, se è donna 1, anche perché sennò le stringhe, le SVM ci dice che cosa siano, e anche qua con la classe diciamo del biglietto associo a first 1, a second 2, a third
ormai saputo pronunciare tre. Secondo me P-Class c'era già, che è quella cosa lì. Esatto, sì, è quello lì. Però nel caso va fatto, questo è uno degli approcci con cui si può fare, con una map o con roba del genere. 1, 2, 3. Data class. Come vi dicevo prima, spesso in molte situazioni è meglio fare un one-off vector, quindi creare una nuova riga per first, una per secondo, una per terzo, che ha uno se è attiva quella lì. E poi dopo si fa un barbatrucco per andare a beccare sull'uscita. Però se serve in uscita questo valore qua. Ah beh no, giusto, qua non mi serve in uscita, scusate, faccio confusione con le reti neurali. In questo modo diciamo che il dato è più omogeneo, ha meno problemi dopo. Di nuovo, non normalizzo, non faccio niente, ho fatto solo queste due o tre operazioni. Vediamo come va. Allora, però prima cosa che devo fare è dividere i dati, perché io voglio avere un dataset su cui fare l'addestramento e poi voglio vedere quanto performa bene il mio algoritmo. Civitella mi fornisce una funzioncina per fare questa cosa qua, che cosa fa? Prende i miei dati e me li divide in due set. Quindi train e test. E gli dico che il test size deve, il dataset di test deve essere il 20%, esatto. Quindi se sono 1000 campioni, ne ho 200 nel test e 800 nel train. Infatti vediamo che, esatto, di quegli 800 rotti che avevamo, ne ho 712 nel train, 179 nel test, ok? E a titolo informativo rimangono dei pandas fondamentalmente. Il train ha selezionato delle righe semplicemente. E la shuffle non l'ho ancora fatto, vero? No, serve in questo caso. No. Ecco qua. Ora, la notazione che richiede, che utilizza scikit-learn è quella di farti creare una classe che contiene il classificatore, quindi questo oggetto, questo modello che impara a classificare, e lo si richiama con svm.svc. Okay? Svc è la versione classificatore, svr è quello regressore. In caso ti dà un valore, o 0, 1, 2, 3, 4, quello, le classi che gli è passato, con l'svr ti dà un valore che sono tra 0 e 1, insomma, valore float. E quindi costruisco il mio classificatore, che al momento contiene dei, non so fare niente, se lo applico brutale fa schifo, probabilmente ci prende il 50%. E poi c'è la funzione fit. Financo stupido. E alla fit gli devi passare i dati x, quindi diciamo l'input, che in questo caso è il train. E chiaramente seleziono solo le colonne che voglio usare per l'addestramento, anzi per l'input, e poi gli passo le label di uscita. Okay? E questo sarà i miei dati, blocco train, prendo solo le colonne che voglio usare per fare la predizione dopo, e gli passo la colonna dei valori reali. Lui farà le sue porcherie. Non ho lanciato questo. Bravo. Ok, eccolo qua. Non chiedetemi cos'è questa rappresentazione qua perché non l'ho capita. E penso che, se non mi ricordo male, alcune. No, no, no. E alcune dei modelli di scikit-learn dentro Jupyter hanno una loro rappresentazione a diagramma tipo, e sulle reti neurali giù di lì. E l'SVC non c'ha niente, è brutto e basta. Ok. Allora. Quindi questo qua adesso dentro Classifier, e quindi Classifier si è mangiato i suoi dati, si è imparato un suo modello mentale di come predire un sopravvissuto. Adesso lo proviamo. Allora, è chiaro che un classificatore che spara a caso tutte le volte perché non è mai stato addestrato ci beccherà un 50-50. Vediamo se riusciamo a fare un po' meglio del 50-50, insomma. Quindi, il primo step, facciamo in due pezzi che rende di più la suspense. Prima cosa che faccio è prendo il mio classificatore, faccio una predizione sul set di test. Quindi seleziono solo le colonne che il classificatore conosce, gliele butto dentro, lui butterà fuori delle label.
e le associo dentro la colonna predict. Ancora non vediamo niente, quindi, giusto per avere un'idea di cosa sta succedendo. Adesso io dentro nel mio bellissimo dataset ho le mie vecchie colonne modificate nel caso e tutto, e qua in fondo ho una colonna predizione. Già vedo della roba brutta, che giustamente sarà la predizione rispetto a poi alla, alla categoria corretta. Ah, beh, zero perché giustamente okay. Vediamo se abbiamo fatto meglio o peggio. Allora, adesso qua è molto brutto da vedere e anche molto, molto piccolo, però l'idea è questa qua. Come faccio a fare un confronto? Vado a beccare vado a prendere tutte le righe in cui la predizione è uguale a survived, perché comunque le label originali ce le avevo, quindi vado a prendere l'array in cui c'ho tutti quelli che ci ha azzeccato, conto il numero di righe con la len, poi giusto per completezza penso il totale, quindi vediamo quanti ha azzeccato rispetto a quell'altro, e questo qua invece mi farà vedere tutte quelle sbagliate. Vediamo se ho avuto culo, perché ripeto, facendo i conti un po' così a cazzo, insomma, meglio del 50%, però non è neanche così, così efficiente. L'ha azzeccato 130 volte, 179. Meglio che lanciare una moneta. Quindi comunque lui è riuscito a trovare probabilmente delle caratteristiche all'interno dei dati, per cui può dire questa persona era più probabile che non. In questo caso, se uno va a fare anche un'analisi un attimo sui dati, può dire, vabbè, visto come è andata sul Titanic, che quelli che erano in terza classe o i lavoratori, non sono neanche riusciti ad arrivare su, è probabile che terza classe vuol dire che crepi. E terza classe uomo, era molto probabile che crepavi, insomma. E diciamo che insomma, già dai dati qua si poteva un po' intuire come andava. È anche vero però che ci doveva essere un caos da sopra, per cui in realtà l'estrazione sociale, quanto avevi pagato di biglietti, eccetera, contava poco. Quindi molto probabilmente c'è stata molta confusione, quindi anche un classificatore qua fa fatica a tirare, cioè non c'è un qualcosa di palese, a parte che palese lo beccheremo anche noi. Ora, chiaro che sia un dataset con 3-4 colonne, con un comportamento chiaro, come era il setosa prima, ma un algoritmo del genere non serve a niente, ma questa roba qua, quando hai magari hai una matrice con 100 colonne, perché sono una marea di sensori o di roba del genere, con milioni di record, eccetera, questi algoritmi qua vincono a mani basse, perché spesso tu non puoi neanche fare analisi su questa roba qua, puoi giusto ripulirli, fare un pre-processing, fare un po' di elaborazione, ma non ci riesci a tirar fuori delle informazioni, perché anche se li stampi vedi un muro di rumore, dici che è sta roba. Questi algoritmi qua spesso ti riescono a tirar fuori delle regolarità dal caos, e già solo con algoritmi molto semplici. Ora, questo era, diciamo, comunque era un modo un po' per fare un esempio. Possiamo provare però, se abbiamo fortuna, a normalizzare tutti i campi. Quelli che sto utilizzando dovrebbero essere tutti quanti numerici. Secondo me, se io faccio for column in columns, data di column, forse oppure posso fare in place. Dimmi che c'ho in place, dai. Cosa voglio fare? Oltre alle operazioni che ho fatto, oltre a quelle due operazioni inutili che ho fatto prima, e vado anche a fare una normalizzazione sui dati. E prima di darli in pasto al mio algoritmo, schiaccio tutto tra meno 1 e 1, circa, perché poi in realtà con norm divide per l'STD, quindi può andare anche un po' oltre, ma insomma, il grosso dei dati sono schiacciati tra meno 1 e 1. Vediamo se migliora, magari. Ripeto, è un esempio un po' delle balle, ci sarebbe un po' da fare. Sarebbe da fare in maniera un po' più elaborata, fare un po' di prove, devo fare un po' di prove di più io a casa prima, e magari trovare qualche
Faccio questa cosa qua. Ah, ci può stare. Data di column. Quella in place, ma facciamo come facevano gli antichi. Ci saranno almeno 18 modi diversi di farlo con pandas molto più compatti che magari solo una riga, ma a memoria non mi vengono. Noi facciamo così. Quindi prendo la mia colonna, sottraggo la media, divido per la standard deviation. Mi verrà dello schifo, ma insomma così dovrebbe funzionare. L'unica cosa i dati magari fastidio data a differenza di prima quando l'ho fatto. Oh, qual è il tuo problema esistenziale? P-class preso age. Sì, SP. Ecco qua abbiamo scoperto che l'SVM probabilmente prendono anche già i dati categorici. Adesso prendono anche i dati categorici. Quelli semplici, diciamo. Probabilmente fa già lui della porcheria. E una di queste colonne non va bene. Sì, va bene. Parch va bene. Fair. Messo a posto però. Adesso la classe, no, l'interiore le converto anche qua. Sì, a parte che non serve perché ho già P-class, quindi possiamo anche toglierlo. No, sto sbagliando qualcosa io? Se no possiamo fare così, guarda. Andiamo a vedere che tipi di dato hanno. Data di columns.dtype. Sei simpatico. Data di columns, describe. E più o meno qua state vedendo come mi capita di solito di utilizzare questo zavaglio bestemmiandogli contro. Va bene queste qua. Pazzito. Riscaldamento e capire dov'è il suo problema. Call prende data di column, data di column prende call meno call.min, call.min non gli piace. Andiamo a vedere dov'è il problema, magari non così. Si blocca sex. In teoria l'ho modificata. Abbiamo un problema tecnico. Data.sex. Ah, ecco perché. Sai perché? Perché hai dei sesso che sono appena no. data.sex.unique solamente questo, devo tornare a ricaricare i dati. Ok, a parte che sarebbe anche un bel lavoro fare. Allora, qua c'ho le colonne, c'è tutto. Ok.
adesso è giusto, però se lo rifaccio di nuovo, esatto. Allora, qua adesso ho un problema legato al fatto che questo qua me lo... Se rilancio il tutto mi fa del casino, quindi questo lo mettiamo qua. Quindi ho i dati. Ok, adesso dovrebbe essere a posto. Class non lo stiamo più utilizzando, quindi siamo a posto. E sto fillando questo qua, perfetto. Adesso non dovrebbe darmi più quel problema lì. Ok. Mi è piaciuto, non è esploso. No, no, c'ho due volte. Questo va qua, questo va qua. Ok. A questo punto, boh, mi ha detto 130 su 179. Rilanciamo, rilanciamo. Lui ha fatto le sue porcherie. Queste test. Vediamo come è andata a finire. Abbiamo peggiorato, no. No, abbiamo migliorato. 143. Magari abbiamo avuto fortuna, eh. Ne abbiamo beccati di più. Notare che questo non è il numero di sopravvissuti, cioè è proprio il numero di azzeccati. Quindi abbiamo migliorato, quindi anche solo questi piccoli accorgimenti qua fanno tanto. Ma queste sono in realtà le basi minime per chi lavora con questa roba qua. Cioè si parte da che cazzo sto facendo a... Ah, ma questo algoritmo quindi fa questo, poi si passa, ah ok, quindi devo fare questo, 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 se voglio che quantomeno ho un risultato guardabile. E poi da lì si va avanti. Sono i primi tre step. Esatto. Bon. Io il materiale che avevo è questo qua. Se avete domande più specifiche, quello che mi ha fatto su altre cose, su... Questa è un'ottima osservazione, Stack Overflow è sempre vostro amico, e questo con Pandas poi qualche anno fa era l'unica soluzione perché che non si trovava veramente niente. E... Vale anche in chat se avete domande o curiosità o cose particolari. E... Chiaramente questo è stato un po' per me anche un po' un esperimento come corso, quindi sarebbe che diventasse la base poi per dei corsi più o specifici o meglio costruiti. Potrebbe essere interessante fare qualcosa più legato solo al machine learning in futuro, magari su da un paio di lezioni, mega tutorial magari, qualcosa. Sicuramente valuterò di fare qualcosa sul deep learning, adesso valuterò se è meglio farlo più generico o più specifico, perché è una cosa abbastanza tecnica quella lì. E... Però sì, cioè, più o meno poi gli argomenti sono poi questi qua. Poi qua si apre un mondo perché chiaramente c'è chi va più in una direzione, chi va più in un'altra. Io lavoro con certi algoritmi, ad esempio, con altri non li tocco mai. Serie temporali, a parte per un progetto anni fa, non le ho mai usate, ad esempio. C'è chi tutto il suo lavoro è basato su quello. Mi è capitato di applicare algoritmi, ad esempio, anche di machine learning o di analisi dati su del testo. È tutto un altro settore questo qua. La linguistica computazionale, cioè c'è un universo dietro sta roba, gente che analizza grossi mol di testo, qui cerca le parole più frequenti, questo è un esempio anche stupido, cercano magari di estrapolare la struttura grammaticale, sintattica, logica del testo, ci sono degli algoritmi estremamente sofisticati che fanno sta roba. E con il progetto Afro ne ho visti diversi, e c'è una roba anche già pronta. C'è la roba che passa dentro del testo e lui ti tira fuori già se cos'è soggetto, verbo, complemento, c'è di tutto. E robine incredibili. Come anche qua, queste sono librerie, diciamo, standard e generali. C'è un'ottima documentazione, le librerie sono stabili, ma ci sono anche librerie più specifiche. Per esempio, volevo fare un altro esempio con delle immagini, però dentro SciPy non c'erano tutti gli strumenti. Ti rimandavano a e i tutorial ti rimandavano a un'altra libreria, che adesso mi sfugge il nome, c'è un nome buffo, ma ti mandava un'altra libreria che era più specifica, faceva quel tipo di filtri, quel tipo di operazioni con le immagini e aveva dentro anche dei dataset della roba già pronta e tutto. Se non ci sono domande o cose particolari, possiamo chiudere la registrazione.
slide, adesso vi mando via mail il link e devo solo rendere pubblico il repository. Mi sono dimenticato. Vicino perché. Allora, il corso lo metteremo una volta che riusciamo a scaricarlo perché c'è da fare tutta una procedura. Poi questa cosa qua, il corso verrà caricato sul canale YouTube, quindi dopo sarà accessibile da lì comunque. Due o tre lezioni, siamo rimasti un po' indietro con Zompa, ma adesso recuperiamo. Manca ancora della roba di luglio addirittura. Mi sembra. No, io chiaramente anche i video su YouTube col tempo li carichiamo, ma non è una priorità, anche perché giustamente chi ha seguito il corso in presenza o da remoto, non ha neanche senso che il corso su YouTube esca fuori il giorno dopo. Non è questa l'impostazione. Però verrà caricato, sì. Nell'ultimo periodo abbiamo caricati praticamente tutti, tra l'altro. Della stanchezza. Va bene, allora mi sa che vi libero tutti quanti. Stacchiamo la registrazione. Questo punto, se non sono altre domande, saluto anche i signori in chat. Buonanotte. Saluti a tutti.